Ciao a tutti, bambini di prima. Oggi studieremo insieme geografia. Oggi ci occuperemo degli spazi della scuola. La scuola è uno spazio pubblico, la scuola è aperta a tutti i bambini. La scuola è composta da locali. Il termine locale, la parolina locale, l'abbiamo studiata la lezione precedente. Il locale non è altro che una stanza. Nel caso della scuola, il locale non è altro che l'aula. Ogni aula, potremmo dire, ogni locale ha una funzione appunto ben precisa. Ogni locale o ogni aula ha degli arredi specifici. Ad esempio, l'aula informatica avrà, anziché quelli che sono i banchi che troviamo all'interno delle aule, delle apposite scrivanie dove poter appoggiare i PC. Adesso vediamo insieme gli spazi della scuola. Iniziamo appunto con le nostre aule. A che cosa serve l'aula? Soprattutto, innanzitutto in aula svolgiamo le nostre lezioni. In aula facciamo anche quello che è l'intervallo breve. Poi abbiamo la mensa. A mensa andiamo appunto per pranzare. Poi abbiamo la palestra. Cosa si fa in palestra? In palestra seguo quelli che sono i comandi dell'insegnante e non corro e nemmeno mi arrampico come mi pare. Poi abbiamo la biblioteca. La biblioteca è quello spazio, quell'aula, quel locale, potremmo dire, dove ci sono tantissimi libri e dove ognuno di voi può andare a prendere un libro, può portarlo a casa oppure può decidere di leggerlo appunto dentro la biblioteca o andare lì con i propri compagni e la propria insegnante e leggere magari un racconto, prendendo in prestito un libro appunto della biblioteca della scuola. Poi abbiamo il giardino. Spesso gli insegnanti vi portano in giardino, ma in giardino ci sono delle regole da rispettare, ad esempio correre e non spingersi. E poi abbiamo il laboratorio di informatica. Il laboratorio di informatica è appunto quell'aula dove gli insegnanti vi portano, dove ci sono tantissimi computer e ogni bambino può appunto svolgere una ricerca. Ad esempio, l'insegnante può decidere di chiedervi di svolgere una ricerca in storia, una ricerca in matematica. Quindi, gli spazi della scuola sono le aule, la mensa, la palestra, la biblioteca, il giardino, il laboratorio di informatica. Ma adesso vediamo come ci si comporta a scuola. Innanzitutto, a scuola ci si comporta bene. Quindi, a scuola sto seduto composto oppure a scuola mi dondolo sulla sedia? A scuola sto seduto composto e non mi dondolo sulla sedia. Durante la mensa, che cosa faccio con le stoviglie? Gioco oppure uso le stoviglie solo per mangiare? Durante la mensa uso le stoviglie solo per mangiare e non gioco con le stoviglie. Adesso, bambini, tocca a voi. Buon lavoro!